tanti momenti, Monica, tanti momenti, ma tra tutti quelli che abbiamo visto c'è un momento, rivedendoti, che ti ha colpito più degli altri? Che sempre prima lo dicevo con Zucchero, quando ci si rivede poi coincide spesso con dei momenti della nostra vita. Ma un percorso è un susseguirsi di eventi, quindi sono tutti importanti in un modo diverso, quindi cosa posso dire? Mi fa piacere molto vedere tutti questi trascorsi italiani, perché anche questi fanno parte della mia storia. Senti Monica, noi oggi purtroppo non puoi essere qui con me, ma ci siamo parlate, insomma, e incontrate tante volte proprio a Domenica Inn, e io ti voglio far vedere un filmato che rivede Monica e Mara un po' di anni fa. Ok. Abbiamo qui una delle attrici più belle che rappresentano il cinema italiano, Monica Bellucci. Sei stata una grandissima e famosissima top model, poi improvvisamente hai un po' accantonato il tuo lavoro di modella, pur avendo una grandissima popolarità e un grande successo, per diventare attrice. Come c'è stata questa evoluzione? Ma è stata una scelta personale, perché io in effetti ho cominciato a fare cinema nel momento in cui la mia carriera di modella era proprio nel bel mezzo, sì. Quindi non certo alla fine. Come dalla moda poi sei passata al cinema? È stata una fortuna, perché io penso che sia nel lavoro della moda che in quello del cinema il 50% è dovuto alla fortuna, e a me devo dire che mi è arrivata perché Dino Risi mi volle in questo film che era Vita coi figli insieme a Giancarlo Giannini, e così cominciai la mia prima esperienza, fino a poi fare altri film e sto continuando, quindi mi ritengo fortunata. Beh, insomma, diciamo che da lì sono successe tante cose, no Monica? Era il 95, mi pare. Il 95, guarda Mara, sei sempre bella, sei sempre bella. Sì, tu sei sempre bella, io sono ancora qua. Siamo tutti qua per fortuna. No, continuo il discorso, in effetti mi ritengo molto fortunata e penso che tutto quello che succede è sempre un insieme di quello che si vuole, ma anche e soprattutto di quello che arriva. Quindi il 50% è sempre la fortuna che fa di noi quello che siamo. Quando ci siamo incontrate allora non eri ancora diventata mamma. L'essere diventata mamma, tu in tutte le tue interviste parli delle tue figlie come la cosa ovviamente più importante della tua vita. Ma io ti chiedo, sei partita da lì, poi sei diventata mamma, famosissima, hai fatto film in giro per il mondo. Ecco, l'essere mamma in qualche maniera ti ha frenato un po' oppure no? No, è stata una scelta precisa. Quando ho avuto i figli, da lì ho lavorato molto meno e ho preso il tempo per loro, ma era un bisogno necessario per me. Quando fai il mio lavoro viaggi così tanto, sei poco disponibile, ed è triste far sentire ai figli che il lavoro è più importante di loro. Quindi mi sono organizzata per fare in modo che sentissero poco la mia mancanza. Hai due figlie, una di 11 anni che si chiama Leonie ed Eva di 17 anni. E soprattutto con una ragazza di 17 anni è difficile, perché sai, è un'età molto difficile, l'abbiamo vissuta anche noi. Tu che tipo di mamma sei? Una mamma severa, una mamma chioccia? Insomma, qual è il rapporto con le tue figlie? Ma essere genitori penso che sia la cosa più difficile, perché anche se vogliamo fare bene facciamo tanti errori, e quindi non c'è una legge precisa, e ognuno ha il suo modo di gestire questa relazione. Io cerco di farlo nell'amore e nel rispetto, e quindi penso che poi alla fine la cosa più importante è parlare tanto. Parlare tanto, perché quando si è molto giovani a volte i problemi anche piccoli possono sembrare molto grandi, quindi penso che parlare è il segreto fra genitori e figli. Cioè l'importante è proprio avere un dialogo di tutto. Parlare un dialogo. Ti faccio e poi comunque, dimmi.
tantissimo. No, no, vai, vai, vai avanti, ti stavo interrompendo io. No, 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 dicevo che comunque, sai, facciamo quello che possiamo e comunque sbagliamo anche cercando di fare bene. Beh, l'importante è fare. Se fai, a volte si sbaglia anche, eh? È così.